Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Visto che me l'avete richiesto tantissimi su Instagram, oggi vi porto con noi nella nostra routine estiva. Noi abbiamo appena finito di lavorare e fa caldissimo, la prima giornata è di 30 gradi, quindi iniziamo a darci una bella pulizia. Allora, faccio un piccolo disclaimer perché magari in questo video lo possono vedere persone che non ci seguono. Come vedete, Valentino non direi che è magro, però sta iniziando a mettere peso ora. Questo ve lo dico in anticipo per evitare tutti quei commenti che so già che poi arrivano, il cavallo è magro, di qua e di là. Tra l'altro è arrivato qui appena l'abbiamo comprato che era sotto di 150 kg. Quindi questo è il grande risultato che abbiamo ottenuto in questi mesi. Il cavallo non è magro, sta iniziando ora a riempirsi. Però ovviamente non è una cosa che in un mese il cavallo è sistemato, ci vuole tempo. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è quella di guardare lo stato del piede. Allora, molti pensano erroneamente che a prescindere dallo stato del piede bisogna mettere il grasso per renderlo idrorepellente e quindi non far entrare acqua all'interno dello zoccolo durante la doccia. Questa è una nozione che è vera, però bisogna sempre guardare lo stato del piede, perché alcune volte il piede stesso ha bisogno di acqua per diventare un po' più elastico e meno duro, meno secco. In questo caso lui sulla corona è abbastanza secco, quindi non vado a mettergli l'olio o il grasso prima della doccia. Caso contrario invece per quanto riguarda sotto, ora ve lo faccio vedere, non notate, cioè lasciate perdere il fatto che è un po' lungo di ferratura perché deve essere ferrato domani. Dai, su! Allora lui ha qua che è piuttosto duro, ok? Però qua è molto morbido. Infatti dopo andrò a mettere un altro tipo di prodotto che è il Villate, che invece è astringente e purificante, ideale per quei cavalli che hanno invece lo zoccolo un po' troppo morbido perché magari sono stati molto tempo in paddock e si è inumidito troppo. Allora io poi prima di fare la doccia ovviamente controllo sempre tutti e quattro gli zoccoli, li pulisco perché altrimenti non ha senso e li controllo uno a uno. Non vuol dire che se uno è secco gli altri automaticamente sono tutti secchi, va valutato zoccolo per zoccolo. Prima cosa che vanno bagnati sono gli arti, questa però è una questione che il cavallo deve abituarsi alla temperatura dell'acqua, che sia inverno, che sia estate, autunno, primavera, la dinamica è sempre uguale. Si bagnano prima gli arti e non vuol dire già bagno un pochino e mollo lì, bisogna stare un po' con l'acqua perché il cavallo deve abituarsi alla temperatura. Dopodiché dopo gli arti si parte dal collo e infine si prosegue verso la groppa. La cosa più sbagliata che potete fare è arrivare e bagnare il cavallo dalla schiena. Cioè questa è una cosa che non dovete fare mai. Soprattutto la zona più delicata è la zona dei reni, perché come sapete i cavalli soffrono facilmente i reni, che può portare anche a coliche. Quindi cercate in linea generale di seguire sempre questo ordine. Caso diverso dovete spugnare, cioè nel caso voi dobbiate spugnare e non dovete magari spugnare gli arti, con la spugna, non è troppo fredda, né troppo calda, una via di mezzo, potete tranquillamente andare a pulire quello che è la parte della sella del sottopancia, ok? Cercate sempre di evitare la zona dei reni. Allora, una buona abitudine che potete avere in ogni caso, in particolare l'estate, è quella comunque di docciare con acqua fredda gli arti. Perché? Perché comunque va a raffreddare bene le gambe ed è comunque anche un aiuto per i tendini e i legamenti. Quindi è una cosa che comunque vi fa bene. Allora, io poi generalmente metto sempre un po' di districante anche sulla coda. Questa è l'ultima cosa che lavo generalmente. Quindi io applico il districante, mi faccio un bel ovino, così un minutino sta in posa. Intanto bagno bene gli arti e poi iniziamo a pulire anche dietro. Allora, poi non bisogna neanche dimenticarsi assolutamente l'interno coscia e le zone intime, perché qua i cavalli stimano tantissimo. Se siete particolarmente sospettosi, mettetevi dei guanti, però puliteli comunque queste parti. Qua
e dopo dietro. Allora, Vale è bravissimo veramente a fare la doccia, però come vedete non gli ho bagnato il musino, perché lui non ama particolarmente gli schizzi d'acqua in faccia, quindi almeno questa parte gliela evito. Quello che farò più tardi invece con una serviette modificata è andare a dare una sciacquatina, così comunque è pulito anche il musino ma senza il getto diretto. Adesso sciolgo la coda. Allora, io utilizzo questa striglia per andare a togliere i nodi, perché rispetto a un pettine ha un pochino i denti più larghi e quindi non gli strappa. Vado a dare una pettinata veloce perché tanto lui aveva la coda già districata, e poi tanto andrò a rifarglielo dopo quando sono asciutti e gliela bagno, e poi iniziamo con la saponata. Allora, questi sono i prodotti che utilizzo principalmente per la pulizia di Vale. Questi sono prodotti per grigi, però ovviamente potete abbinare magari l'utilizzo di questi prodotti sono le balzane, oppure sostituirli con uno shampoo normale. In ogni caso, questo è shampoo proprio per cavalli grigi. Ora guardate, vedete che ha questo colore grigio. Allora, io vado direttamente ad applicarlo così, un po' abbondante su Vale. Ok, ovviamente da un lato e dall'altro, perché sennò... Sulla coda io vado veramente abbondante, perché andrò a cercare di togliere questo giallo che si forma inevitabilmente sui grigi, e lo si può fare solo utilizzando prodotti appunto antigiallo come quello che metterò tra poco. Allora, questo quindi è shampoo normale per i grigi, adesso lo faccio un po' sfumare, lo friziono e poi aggiungerò anche l'altro. Questo invece è shampoo antigiallo ed è letteralmente uno shampoo antigiallo che usavo per me stessa, quindi per capelli biondi. Ovviamente applicateglielo sulla coda, cioè magari evitateli di andarglielo a mettere poi su tutto il corpo. Io questo lo utilizzo solo sulla coda. Come vedete, il viola va a tonalizzare il giallo e quindi va a sbiancare la coda. Allora, il fatto di averla districata prima ci aiuta proprio in questa fase, perché se la coda è tutta annodata non riuscite ad andarla a pulire bene al centro. Ad esempio qua, vedete? Qua. Apritela, cercate bene di grattare via tutto lo sporco. Ovviamente le parti più sporche della coda sono qua vicino al sederino e la parte sotto, perché si appoggia al fondo del box. Quindi cercate di grattare il più possibile, se necessario ripetete, quindi sciacquate e rimettete il prodotto. Ultimo step della doccia, la steccatura. Si può fare, si può non fare, ci sono varie scuole di pensiero. Io dipende un sacco dalla temperatura, cioè adesso è sera, non fa così caldo, quindi lo stecco, però se fa molto caldo si può anche tranquillamente lasciare bene un bello bagnato, così lui si rinfresca. Ovviamente si parte dal collo, si scende. Ok, adesso abbiamo fatto la doccia, dopo averlo steccato ovviamente pausa erba. Deve asciugarsi completamente prima di metterlo in box, quindi stiamo una mezz'oretta fuori. Questo è il colore del suo pelo dopo la pulizia, è letteralmente brilla, è sotto il sole e ha delle sfumature splendide. Allora, praticamente adesso abbiamo finito e questa è la condizione di Vale, tutto bello pettinato, tutto bello pulito, la coda è venuta così, bella bianca, venuta veramente bella. E piedi, ho fatto la mia solita routine, ossia grasso nero, e sotto ho sanificato con il blue spray. E niente, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao.